Benvenuti a nome di Webank, io sono Alan Vincenzo Gendusa e il webinar di oggi, martedì 25 ottobre 2022, è costruire un portafoglio pigro con gli ETF, argomento che trattiamo con uno dei più importanti esperti italiani, ovvero Gabriele Bellelli. Eccolo qua, ciao Gabriele, bentornato in Webank. Buongiorno a tutti, buongiorno Alan, grazie per l'invito. Allora Gabriele, eh, parliamo quindi di portafogli di investimento, perché questa parola pigri? Allora, pigro, sì, di fatto è la traduzione di lazy portfolio in inglese, significa semplicemente un portafoglio che si caratterizza per una ridotta movimentazione e quindi fondamentalmente va a soddisfare le esigenze di chi vuole definire un portafoglio e poi limitarsi a qualche manovra di aggiustamento durante l'anno ma senza dover dedicare particolare tempo o energie a seguire il portafoglio. Un po' la soluzione ideale, no? Quello di creare un portafoglio esatto e ottimo... raccogliere poi i frutti. Assolutamente, un ottimo rapporto tra il tempo da dedicare alla cura del proprio portafoglio e il rendimento come vedremo nel, in questa retta che staremo insieme con la presentazione. Perfetto, facciamo come sempre un passo indietro perché il disclaimer che vi facciamo vedere all'inizio del webinar vi invita a prendere visione della pagina del relatore che trovate. Uh, su webank.it, nel magazine esperti Webank, trovate quindi Gabriele Bellelli, quindi l'invito è di prendere visione del suo background formativo e professionale, della metodologia operativa che utilizza, avete anche un curriculum vitae, fondamentali avete i punti di contatto con Gabriele Bellelli, quindi il, uh, il sito ormai famosissimo bellelli.biz, la pagina Facebook, avete il canale YouTube, avete anche Twitter. Poi scorrendo troverete anche una bella uh, playlist con tutti i webinar fatti anche in precedenza con WeBank, abbiamo trattato uh, diversi argomenti e è sempre molto utile andare anche a rivedere uh, gli altri uh, webinar. Vi faccio vedere i recapiti perché se avete delle domande potete utilizzare la chat su YouTube in diretta oppure mandarmi un WhatsApp al 347 28 03 056. Se invece volete entrare in contatto con me dopo il webinar potete utilizzare anche la mail alanvincenzo.gendusachiocciolapromotori.bankobpm.it Qua sotto poi trovate un codice promotore PF52118. Questo è un codice fondamentale se volete diventare clienti WeBank con due vantaggi esclusivi. Il primo è l'assistenza gratuita diretta all'interno del trading team della banca di cui faccio parte io questo è un servizio di eccellenza totalmente gratuito che vi fornisce WeBank, ovvero oltre a tutti i canali di accesso alla banca, che sono il sito, le mail, il call center, le filiali Banco BPM, eccetera. Voi avete un referente diretto nell'ufficio trading team che sono io. Quindi questo è sicuramente un servizio importantissimo. E secondo vantaggio, è che contattandomi, dicendomi che avete seguito uno dei webinar di Gabriele Belelli, avrete delle condizioni molto privilegiate, soprattutto all'inizio del vostro rapporto con la banca. Quindi per tutti i dettagli vi invito a contattarmi. Bene, eh, Gabriele, allora, portafogli di investimento è insomma, sicuramente un, un tema eh, fondamentale per qualsiasi buon padre di famiglia, no? e di conseguenza cerchiamo di trattarlo nei migliori dei modi. Se poi costruiamo un portafoglio di investimento senza dover andare per forza dopo tot tempo a, a ricambiare i pesi, a fare diciamo gli interventi, eccetera, eccetera, questo è ancora meglio. Assolutamente, l'idea nasce proprio per il buon padre di famiglia o comunque per l'investitore che non è esperto di mercati ma comunque non vuole rinunciare a costruire un portafoglio che in ottica di medio e lungo periodo sia assolutamente performante, quindi che sia efficiente lato performance, lato soprattutto rapporto rischio-rendimento. Non so come vuoi procedere, vuoi che cominci con la presentazione, con sì. le slide? Assolutamente sì. Ok, perfetto, allora dovrei aver messo in condivisione le slide, chiedo perfetto. che conferma. Ok, allora dicevamo l'argomento è quello di come costruire un portafoglio di ETF che si caratterizza per essere pigro, no? Una, la traduzione fondamentalmente di lazy portfolio che è un concetto diciamo così ampiamente... Eh, conosciuto nei mercati anglosassoni e soprattutto in America che solo recentemente negli ultimi anni ha cominciato a essere conosciuto e utilizzato anche dal lato operativo eh, qui in Italia. Allora partiamo, facciamo un passo indietro, quali sono le strategie operative per costruire e gestire un portafoglio di ETF, fondamentalmente sono tre più una, mettiamo uno messo al complemento. La prima è costruire un piano d'accumulo, quindi un ingresso frazionato nel corso del tempo, i classici 100 euro investiti tutti i mesi per acquistare quote di un fondo piuttosto che di un ETF. Poi abbiamo eh, un portafoglio che si caratterizza per una gestione statica, per una gestione passiva, che sono i lazy profoglio che vedremo oggi, oppure c'è la possibilità di lavorare con delle strategie di gestione attiva della posizione, quindi che prevedono di acquistare e vendere a seconda di quelle che sono le mutate condizioni di mercato, qui in genere la fanno da padrona i modelli trend follower, che seguono proprio il trend, oppure quelli chiamati rotazionali, cioè che analizzano la forza relativa e cercano di essere sempre investiti sulle asset class, che tendono a presentare appunto una forza relativa eh, maggiore rispetto alle altre. In più l'ho messo per completezza, c'è l'approccio trading, cioè quindi compra-vendi con una frequenza abbastanza elevata, quindi per andare a cercare di sfruttare le oscillazioni di breve periodo. Qui l'ho messo giusto per complemento, sicuramente gli ETF non sono uno strumento principe per fare trading perché hanno alcune necessità. Eh, gli ETF sono di fatto dei fondi di investimento quotati in borsa, quindi per, essere, per poter utilizzarli in ottica trading devono essere volatili, quindi come sottostante occorre che siano azionari soprattutto che siano ben liquidi ben scambiati quindi ve lo cito giusto per completezza ma non sarà argomento di oggi oggi ci concentriamo dicevo sugli esi portafoglio cioè i portafogli di etf che si caratterizza per una gestione passiva delle ehm, del portafoglio allora eh, queste strategie fanno una cosa molto semplice tecnicamente definiscono un asset allocation ideale e in questo caso l'asset la, allocation è demandata alla pianificazione finanziaria del singolo investitore. Dopo vedremo dei modelli ottimali per la maggioranza degli investitori. Però comunque il concetto alla base c'è, cioè identifico un asset allocation ideale per soddisfare il mio obiettivo finanziario compatibilmente col mio grado di rischio e con la mia ottica temporale. Questa asset class dovrebbe contenere tutte le asset class, quindi contenere la liquidità, in genere si intende l'obbligazionario con scadenza breve, 1-3 anni, l'obbligazionario con scadenza medio- lunga, l'azionario e eh, l'oro in rappresentanza delle materie prime. Qualcuno utilizza anche... L'asset immobiliare io su questo ho alcune perplessità perché se andiamo a, a lavorare con un etf immobiliare tecnicamente stiamo comprando un etf che acquista azioni di società attive nel settore immobiliare quindi tecnicamente dal mio punto di vista è un etf settoriale non è come acquistare un appartamento o cose di questo tipo quindi lo metto tra parentesi però a seconda dei gusti delle inclinazioni uno lo può utilizzare o meno il concetto è che ci sia liquidità obbligazioni azioni e oro. Una volta quindi definita questa asset allocation che comprende tutte queste asset in pesi eventualmente diversi, ecco che non dovremo fare nient'altro che comprare questi ETF e periodicamente, ad esempio ogni 6 oppure ogni 12 mesi, andare a ribilanciare i pesi, vedremo di che cosa si tratta, significa fondamentalmente comunque riportare i pesi alla situazione ideale iniziale perché il trascorrere del tempo fa sì che il peso di un asset possa variare in genere chi prende il sopravvento è l'asset azionario quindi onde evitare di avere un portafoglio sbilanciato sull'azionario con tutte le conseguenze a livello di rischio e di volatilità ecco che conviene riportare i pesi al valore originale quindi definisco un asset allocation che comprende appunto tutte le asset e periodicamente ribilancio il portafoglio questa è in estrema sintesi la logica del portafoglio a gestione passiva, ecco perché abbiamo chiamato i portafogli pigri, perché il lavoro è fondamentalmente iniziale quello di stabilire l'asset allocation dopodiché semplicemente una volta due all'anno andremo a ribilanciare i pesi quindi l'onere di tempo dopo il lavoro iniziale è estremamente contenuto possiamo parlare anche di 1 2 3 ore di lavoro all'anno per andare a ribilanciare il portafoglio ecco perché il termine pigro ovviamente questi portafogli hanno dei pregi e dei difetti dopo vedremo tutti gli aspetti partiamo da il da un punto di forza cioè quali sono le caratteristiche eh, diciamo, Così positive che depongono a favore di questa tipologia di portafogli. Allora, eh, primo, vai a lavorare con un portafoglio diversificato per asset class, quindi contiene l'obbligazionario, l'azionario e le materie prime. Questo significa che ogni scenario economico è rappresentato all'interno dell'asset allocation, e questo è un aspetto positivo. Quindi, io di fatto vado a lavorare contemporaneamente su tutte le asset. Class. E questo è un aspetto positivo perché io contengo sempre all'interno del mio portafoglio una soluzione che mi permette di, primo, diversificare il portafoglio. Qui vediamo l'analisi della correlazione dei vari asset. Eh, il primo ETF è la liquidità, l'obbligazionario con scadenza breve. Ha una cosa, non, non l'ho detta, ma la citiamo per completezza. Le eh, statistiche che noi vedremo oggi sono declinate sul mercato americano per un motivo molto semplice che gli ETF sono quotati da un periodo eh, maggiore rispetto a quelli che sono quotati su borsa italiana quindi possiamo effettuare delle statistiche con una maggiore significatività statistica una maggiore profondità di dati detto in altri modi se io facessi queste statistiche sul mercato italiano ne avrei ovviamente le capacità ne avrei ovviamente i dati ma questi partirebbero da una, uno storico di una decina d'anni circa. Se sì, io vado sul mercato americano posso fare queste statistiche su un periodo temporale decisamente più elevato. Quindi titoli di Stato americani con scadenza di tre anni per la liquidità, titoli di Stato con scadenza medio-lunga americana per le superiori ai vent'anni. Eh, per rappresentare appunto l'obbligazionario, l'azionario è l'SP 500, poi abbiamo l'oro e poi ho messo per completezza eh, l'asset immobiliare, no? quindi un EDF che lavora sul real estate. E quindi che cosa possiamo osservare? Possiamo osservare in questo caso il grado di correlazione che hanno alcuni asset tra loro, vedete in questo caso abbiamo una correlazione positiva elevata tra l'immobiliare e l'azionario, come dicevo prima, l'immobiliare è tecnicamente azioni del settore immobiliare. Al contrario invece abbiamo, vedete, con l'azionario SP 500 una correlazione negativa da parte della liquidità, quindi l'obbligazionario con scadenza breve e l'obbligazionario con scadenza lunga. Vedete abbiamo il segno meno, quindi è inferiore a zero, vuol dire che la correlazione è negativa. La correlazione va da meno 1 a più 1 più 1 vuol dire che più si avvicina all'1, diciamo come valore, vuol dire che la correlazione è positiva, quindi entrambi salgono o scendono nello stesso momento, se invece la correlazione è negativa, quindi minore di 0 e vicina a meno 1, l'ideale, ecco che vuol dire che sono un po' come Gianni Pinotto, uno sale quando l'altro scende e viceversa, quindi uno va da una parte e uno va dall'altra. Quindi avere eh, fondamentalmente in portafoglio tutte le asset class significa avere una buona diversificazione. Qui per completezza ho messo un'altra immagine, potete fare il fermo immagine quando rivedete il video dove ho messo l'analisi della correlazione di quelle che sono le principali asset su cui un investitore può investire. Quindi ho messo anche le small cap, ho messo tutta una serie di altre scadenze, di altre tipologie di bond, ad esempio, quelli indicizzati all'inflazione, eccetera. Giusto per completezza, così non si può fare un, eh, un punto di vista. Eh, con Basato sui numeri, ecco, il concetto è quello, non a caso, ma eh, in modo oggettivo. Poi, eh, l'altra caratteristica, vi dicevo, è quella di avere in portafoglio un asset che mi permette di andare a lavorare in ogni contesto economico. Qui troviamo una slide che illustra a seconda di quelli che sono i contesti eh, dell'economia, quindi crescita o rallentamento economico, alta o bassa inflazione, quelli che sono gli asset utili per il portafoglio. Se noi abbiamo una situazione, vedete, di rallentamento dell'economia, gli strumenti privilegiare sono i titoli di Stato, sono le obbligazioni indicizzate. Se abbiamo invece crescita economica, lo strumento principe sicuramente sono le azioni, oppure le obbligazioni corporate o ehm, le materie prime, in questo caso l'oro. Se abbiamo una situazione di alta o di crescente inflazione, ecco che le materie prime e l'oro la fanno da padrone insieme ai bond indicizzati all'inflazione. Al contrario, invece se abbiamo un'inflazione in diminuzione, ecco che i... Eh, titoli di Stato e nazionario sono sicuramente attori protagonisti in quel momento sui mercati. Quindi avere un portafoglio, torniamo alla slide con i punti di forza, che contiene al suo interno contemporaneamente tutte le asset class, oltre una diversificazione con un buon livello di, di analisi della correlazione, mi permette di eh, affrontare tutti quelli che sono i principali scenari macro economici. In più c'è un altro vantaggio che è quello di essere sempre investito sul mercato azionario. Qualcuno potrebbe storcere il naso da questa affermazione, potrebbe dire, beh, non è sempre l'ideale essere investiti sull'azionario. In realtà, eh, in questa immagine che cosa ho fatto? Sono andato a prendere... Una statistica di lungo periodo perché partiamo dagli anni 80 ad oggi, quindi, una, eh, quindi un orizzonte temporale di, eh, di 40 anni. E che cosa abbiamo testato? Abbiamo testato l'essere investito vedete tutti i giorni, quindi io sono stato investito per 40 anni consecutivi. Quello che era il mio capitale iniziale, 10.000 dollari, è diventato, vedete, 708.000 dollari. Perfetto. Ma se io non fossi sempre stato investito e in questa fase storica c'è il crollo dell'87, ci sono le Torri Gemelle, c'è il crash no, del 2007-2008, ci sono fasi di recessione, ci sono vari contesti economici, c'è alto o bassa inflazione. Quindi c'è un contesto molto variegato di fondo. Ecco, dicevo, se io fossi stato investito dal primo all'ultimo giorno, oggi i miei 10.000 dollari sarebbero diventati 700.000. Se io mi fossi perso solo, e sottolineo solo, le 5 migliori sedute degli ultimi 40 anni, io avrei 450.000 dollari. Se io mi fossi perso le, ultime, le migliori 10 sedute, avrei 340.000. Dollari. Se avessi perso le 30 giornate migliori avrei 135 mila dollari, se avessi perso 50 giorni migliori ne avrei 62.000. Questo dà un'idea numerica, oggettiva, matematica di quello che sia uno dei punti di forza di questo approccio, l'essere investiti sul mercato azionario, almeno ovviamente con una parte di eh, portafoglio. Impressionante questo che hai fatto vedere. Assolutamente sì. Esattamente. Cioè se perdi le dieci giornate migliori di quel periodo praticamente hai la metà Divezzato. del capitale, dimezzato capitale. Ma anche le migliori cinque fanno sì che da 450 sì. sei andato a 700. È mm. un dato assolutamente curioso. Sì. Dopo l'altro aspetto, punto di forza di questi portafogli è il ribilanciare il portafoglio. Ribilanciare significa riportare. I pesi a quella che era l'asset allocation ideale e iniziale della nostra strategia. Questo è un'operazione obbligatoria perché periodicamente eh, quando noi ehm, abbiamo composto il portafoglio trascorrono le settimane, trascorrono i mesi ed è da naturale che un asset salga, un'altra diminuisca o magari che entrambe salgano ma in modo diverso, chi di più e chi di meno. quindi quando noi dopo un certo eh, eh, arco di tempo, ad esempio dopo 12 mesi, dopo un anno, andiamo a ricalcolare il controvalore del portafoglio, andiamo a calcolare i pesi che ciascuna delle asset ha, notiamo che hanno uno scostamento rispetto al valore iniziale. Chi aveva un peso iniziale del 20% magari è passato a un 30%. Questo ovviamente comporta che cosa? Primo, l'alterazione di quella che era l'asset allocation ideale. Secondo, sposta gli equilibri del portafoglio con conseguenze a livello di aumento del rischio e magari anche di non andare incontro a quella che è la pianificazione finanziaria, quindi quello che è la gestione, la tolleranza del rischio. E quindi periodicamente io consiglio in termini temporali, ogni 6-12 mesi, ma volendo questo ribilanciamento lo si potrebbe fare ogni qualvolta l'asset si discosta di un certo peso percentuale, cioè tutte le volte che l'asset si discosta ad esempio del 5% dal suo valore ottimale, ecco che ribilancio. In pratica l'asset ideale come peso è eh, un 20%, ecco che se questo raggiunge il... 25% del peso ne venderò il 5% delle quote per riportare appunto il suo valore al 5%, è un modo diverso, comunque che va nella stessa direzione di ribilanciare il portafoglio. Vedete qui c'è un esempio molto semplice, immaginate un portafoglio base composto al 50% da obbligazioni, 50% da azioni. Passa un anno, i mercati evolvono, ricalcolo il controvalore di portafoglio e che cosa scopro? Che la quota di bond è diventata al 30%, la quota di azionario è salita al 70%. In questo modo quindi non rispetto l'asset iniziale, sono sbilanciato sull'azionario e ho aumentato il rischio della volatilità di, di portafoglio. Per riportare in parità e quindi ribilanciare cosa devo fare? Devo vendere quel 20% di quota di azionario, in modo tale che riporto l'azionario al 50% e con quel denaro che ho incassato vado a comprare bond in modo tale che il 30% destinato al bond aumenti al 50% in questo modo riequilibrio 50-50 i pesi questa è la versione base fatta su due asset se abbiamo 4 5 6 etf non cambia il concetto resta esattamente lo stesso riportare i pesi allo stesso valore in questo caso ho fatto l'esempio di Vendo un 20% di azionario e lo uso per comprare i bond, ma se ho della liquidità sul conto corrente frutto ad esempio di risparmi, posso usare la liquidità per effettuare questa operazione di ribilanciamento. Quindi userò, manterrò le quote di azioni, userò la liquidità per incrementare la quota di bond e riportarla al 50%. In questo modo ho due vantaggi. Primo, non devo pagare delle commissioni alla banca, Alan sarebbe contento, ma ovviamente la commissione è un costo e quindi risparmio la commissione vendere le azioni e comprare eh, i bond in realtà rinuncio solo alla vendita del bond quindi a una commissione il secondo è un aspetto di efficienza fiscale perché se io vendo l'asset che magari in quel momento è cresciuto di valore io vado a realizzare una plusvalenza fondamentalmente su cui vado a pagare le imposte se io invece non la eh, realizzo quella plusvalenza e uso la liquidità per pareggiare, ecco che ho un vantaggio in termini fiscali perché non devo andare a pagare il 26% piuttosto che il 12,5% se parliamo di titoli di eh, Stato. Quali sono i vantaggi quindi dei lesi portfolio? Primo, poche operazioni all'anno, quindi un ridotto... E carico a livello di costi di negoziazione di compravendita e delle quote degli etf poco tempo da dedicare alla gestione del portafoglio le motività lo stress sono contenuti e soprattutto non vado a correre quei rischi tipici di alcune fasi di mercato cioè la voglia di inseguire le mode pensiamo a qualche mese fa solamente neanche troppo tempo fa che c'era il boom degli etf che investivano l'energia pulita o cose di questo tipo che poi si sono sull'idrogeno cose eh, di questo tipo e quindi non vado a cercare di cogliere la moda del momento, cercare di cogliere i minimi, i massimi, cose di questo tipo, che sono operazioni decisamente eh, complicate, soprattutto per il neofito, per il buon padre di famiglia. E quindi che cosa posso fare? Posso fare determinate situazioni. Partiamo da un concetto base, poi andiamo a mettere qualche puntino sulle i ed aumentare la diversificazione. Partiamo però da un portafoglio che eh, possiamo definire base un portafoglio bilanciato, un 50% azionario e un 50% obbligazionario. Anche qui declino l'esempio in chiave americana per avere una maggiore significatività e statistica, una maggiore ampiezza di dati. Vedete, le statistiche partono dal 2003. Questo test non l'avrei potuto fare con gli ETF quotati su borsa italiana che sono stati quotati in un periodo generalmente successivo. Quindi eh, cosa faccio? Dicevo ho comprato con le quote che avevo di capitale, 50% di obbligazionario con scadenza lunga, superiore ai 20 anni, 50% di azionario. E una volta all'anno vado a ribilanciare i pesi del portafoglio, quindi il riequilibrio riporta il 50% ciascuno. Questa sarebbe l'equity line. L'equity line non è altro che l'andamento del nostro conto corrente se avessimo seguito eh, questa strategia con denaro reale, quindi la cosiddetta linea dei profitti. Vedete che è una linea... È crescente nel corso del tempo in questo momento vedete non è tanto crescente sta rimangiandosi parte dei guadagni questo movimento di correzione dell'equity si chiama drawdown ed è una misura eh, del rischio fondamentalmente maggiore è l'incidenza percentuale del drawdown e maggiore ovviamente è il rischio periodicamente vedete ci sono delle fasi di drawdown questo è un drawdown questo è un altro drawdown questo è un drawdown questo, è un, drawdown, questo è un altro drawdown questo era stato un drawdown, quello che viviamo oggi è quello in questo caso più significativo per l'arco temporale che stiamo analizzando. E qui troviamo qualche altra metrica in più. Il CAGR, chiamiamolo rendimento analizzato, eh, ecco, lo vediamo qua così vi faccio vedere subito le metriche con cui andiamo poi a descrivere in realtà. Il CAGR, che io vi ho chiamato rendimento analizzato per semplificare, in realtà che cos'è il tasso di crescita annuale composto. Poi abbiamo il max drawdown che è il drawdown che vi ho appena citato, no? quindi la diminuzione dell'equity dopo che ha raggiunto un massimo fino al picco minimo per poi risalire. No? Quindi quanto si rimangia l'equity line dei guadagni passati in termini percentuali. Maggiore questo valore ovviamente è maggiore il rischio per il portafoglio e poi vabbè per completezza abbiamo l'indice di Sharp e l'indice di Sortino che sono due indicatori che attraverso formule diverse fondamentalmente vanno a eh, rapportare il rendimento con il rischio del, del portafoglio in modo tale da eh, riuscire a trovare un criterio per confrontare tra loro ad esempio due portafogli o due modelli di investimento. In questo caso vale la regola che più è alto il valore di Sharp piuttosto che quello di Saltino è più efficiente la nostra strategia appunto in termini di rapporto rischio-rendimento. Non entriamo nei dettagli delle formule, non abbiamo il tempo e non è neanche l'argomento strettamente di oggi, però è giusto per dare un'inquadratura. Quindi torniamo qui dopo aver descritto velocemente le metriche, il tasso annuale di crescita composto, vedete, è del 7%, che è un risultato assolutamente interessante. Il max drawdown è stato, vedete, un 27% con un indice di Sharp di 0,67 e un 1 per quanto riguarda Sortino. e Vedete che qui sotto abbiamo le annate dal 2003 come vi dicevo ad oggi, vedete che le annate negative ce ne sono già state nel corso della storia, l'annata di oggi per ora è in itinere, mancano ancora alcuni mesi alla fine dell'anno, ma l'idea è che comunque chiuderemo in negativo, magari i mercati recupereranno un po', ma sarà sempre un'annata eh, negativa o potrebbero addirittura peggiorare, quindi l'annata diventa ulteriormente... È pesante in ogni caso vedete che le annate negative periodicamente ci sono sono l'eccezione ma ci sono come in questo caso dove il risultato è abbastanza eh, diciamo così amaro da un punto di vista percentuale perché parliamo di un drawdown che è in corso adesso del 27 per cento. e questo vedete il drawdown di questa strategia, vedete che periodicamente il portafoglio prende una lavata di capo, l'equity le line prende una lavata di capo, in questo caso vedete abbiamo il massimo drawdown dal 2013 ad oggi, le mete che le abbiamo già descritto. Vediamo se è possibile però di fronte eh, oltre, a, cioè ragionare oltre. Eh, rispetto a questo portafoglio base 50-50. Vediamo degli altri modelli eh, operativi. Prendiamo il permanent portfolio che ha ideato Harry Brown. Questo è stato probabilmente il primo portafoglio statico della storia. Il buon Harry Brown suggeriva di prendere il capitale e qui pesarlo, cioè dividerlo in quattro parti uguali. Un quarto era da investire nel obbligazionario con scadenza breve, 1-3 anni, quindi parliamo di liquidità, un altro quarto da destinare all'obbligazionario con scadenza lunga, superiore ai 20 anni, un, un altro quarto da dedicare all'azionario, e, e in questo caso l'azionario americano, perché il portafoglio era descritto in chiave americana, ma potremmo utilizzare un azionario globale, ad esempio, e poi l'ultimo quarto nell'oro, quindi prendo il portafoglio, lo divido in quattro, e ciascuna di queste quattro parti uguali la vado a utilizzare per la liquidità, l'obbligazionario, l'azionario e l'oro. Una volta all'anno ribilancio i pesi del portafoglio. Il risultato è quello che vediamo in sfondo in questo momento. Anche in questo caso, vedete, abbiamo un equity line eh, crescente. Anche in questo caso, vedete, però l'ultima parte è in eh, drawdown. Lo vediamo anche da qui. Vedete, questo è un annus un po' per la nostra strategia. Il risultato è meno amaro, è un meno 17% di drawdown, quindi un 10% in meno rispetto alla strategia di prima, perché ovviamente qui abbiamo una maggiore diversificazione e un peso, vedete, anche per la liquidità che in questo momento storico ha limitato l'incidenza del, del drawdown. Anche qui, vedete, abbiamo comunque un tasso di crescita annuale importante, parliamo di un 6% con un drawdown del 17%. Anche qui vedete che Sharp e Sortino sono migliorati rispetto a prima, quindi vedete che rimodulare e diciamo così, aumentare la diversificazione rispetto al modello base di prima, riportando i pesi a un valore anche più consono, ecco che ha permesso di migliorare le performance. Questo è un altro dato secondo me molto interessante. Qui che cosa ho fatto? Ho preso la mia strategia, quella che abbiamo appena descritto, il portafoglio di Harry Brown, e l'abbiamo confrontato con un benchmark. Qui come benchmark potevamo sbizzarrirci, no? potevamo, eh, qui la fantasia sale al potere fondamentalmente. In questo caso mi sono posto una domanda: chi è l'osso duro da battere? No? Qual, è, qual è il benchmark che potrei prendere a riferimento? quindi ho preso l'azionario americano l'S&P 500 penso a riferimento all'ETF che investe appunto nell'S&P 500 l'idea qual è mi sono posto la domanda chi è il è come se volessi giocare a calcio volessi sfidare qualcuno no chi è che devo Voglio sfidare Messi, voglio sfidare Cristiano Ronaldo, no? voglio sfidare quelli che sono più bravi. E Quindi l'SP 500 è un indice che storicamente è salito fino a, adesso sta in correzione, ma fino a pochi mesi fa era sui massimi storici, gode di un'ottima forza relativa rispetto in genere alle altre piazze mondiali ed è il faro incontrastato a livello di performance da tanti anni a questa parte, oltre che essere noi il mercato leader. E quindi detto, prendiamo il più forte della classe. No? come se facessimo box e sfidassimo Tyson, questo è il concetto. Il risultato qual è? Allora la linea blu è il nostro portafoglio, la linea eh, rossa, arancione è l'SP 500, quindi stiamo confrontando un portafoglio diversificato con uno 100% azionario, questo è. Il concetto allora il rendimento vedete è un 6 per cento contro un 6 e 40 quindi abbiamo due punti e mezzo due punti erotti in meno di tasso di crescita composta all'anno però se noi andiamo a guardare il drawdown cioè il livello di rischio ecco che noi abbiamo corso abbiamo avuto subito un drawdown del 17 mentre l'azionario del 50 quindi se noi andiamo a guardare quelli che sono i principali eh, indicatori di rapporto rischio-rendimento presentano per la nostra strategia diversificata dei numeri decisamente più interessanti perché ci dicono che abbiamo avuto una maggiore efficienza operativa perché il nostro rapporto rischio-rendimento è favorevole. Quindi vedete che questo è un dato molto importante. Stiamo parlando... Al Neofita stiamo parlando di bombardi di famiglia, quindi quell'investitore che vuole ottenere un risultato positivo, una performance di lungo periodo, quindi eh, positiva, ma a fronte di un grado di rischio contenuto. Quindi questo modello va senz'altro in quella direzione. Questo però era il primo modello. In realtà ci sono vari altri portafogli eh, pigri famosi. Uno di questi è l'all season di eh, Ray Dalio, no? Reidaglio credo che non abbia bisogno di presentazioni, è il gestore del principale Hitch Fund mondiale. Fondamentalmente questo modello è diventato famoso perché un famoso formatore americano, si chiama Tony Robbins, qualche anno fa ha scritto un libro e tra gli intervistati c'era appunto Reidaglio e eh, gli è stato chiesto, eh, Ray raccontami eh, come un investitore americano, l'uomo della strada, l'homer Simpson, potremmo prendere ad esempio, potrebbe costruire un portafoglio potrebbe gestirlo tramite gli etf in modo che sia da un lato semplice costruire e gestire il portafoglio dall'altro fosse anche profittevole a fronte di un grado di rischio contenuto. E il buon Daglio gli ha ehm, illustrato questo portafoglio dicendo investi un 15% in titoli di Stato con scadenza breve media, cioè 3-7 anni, un 40% investito in obbligazioni con scadenza lunga superiore ai 20 anni, quindi stiamo parlando di un prodotto investito per il 55%, un portafoglio, scusatemi, investito per il 55% nel obbligazionario, poi un azionario, vedete, per una quantità del 30% azionario America, in questo caso è tutto il mercato azionario, ma se avessimo comprato un indice S&P 500 non cambiava sicuramente la struttura. In più, vedete, c'è un 7,5, un 7,5, quindi un 15% di portafoglio destinato alle materie prime, una parte, un 7,5 destinato all'oro e l'altro 7,5 destinato genericamente a un ETC che lavora su una pluralità di materie, quindi al suo interno c'è poi il petrolio, gli agricoli e tutto il resto, quindi 55% di bond, 30% di azionari e 15% di materie prime. Anche in questo caso ribilanciamo una volta all'anno. Anche qui vedete abbiamo un equity line crescente, un equity line che nell'ultimo periodo vedete è in drawdown troviamo un po' meglio quello che abbiamo appena eh, visto no vedete abbiamo un rendimento un tasso di crescita annuale del 5 25 per cento con un drawdown del 20 per cento anche qui vedete stiamo vivendo un anno particolarmente negativo di sofferenza ma eh... Questo era sempre capitato, non nella stessa entità, ma vedete che periodicamente un'annata negativa c'è, cioè è l'eccezione, ma c'è cioè in questo caso, è un po' più marcata, tant'è che vedete il drawdown che stiamo vivendo è un drawdown in questo momento superiore a quella che era la media precedente, era un modello che fino... A quest'anno, vedete, aveva un drawdown massimo del 12%. In questo caso, vedete, siamo a cavallo di un 20%, quindi è aumentato in modo significativo. Anche in questo caso, però, se noi facessimo un confronto con l'azionario 100% S&P 500, troveremmo, vedete, che abbiamo un migliore rapporto di rischio-rendimento, perché comunque la diversificazione fa sì che non in termini di performance perché in termini di performance avremo un 5 e 25 contro un 8,36 ma in termini di rischio un meno 20 contro un meno 48 eh, qualcuno potrebbe dire ma prima era meno 50 adesso perché 48 perché ovviamente la statistica non è fatta sulla stessa finestra temporale questa finestra temporale è stata fatta dal 2008 ad oggi perché perché uno degli etf quotati qui, non mi ricordo quale, credo che sia questo sulle materie prime, al momento non era eh, quotato, quindi anche qui ho dovuto prendere come riferimento eh, diciamo, le serie storiche più lunghe, ma da quando tutti gli ETF erano ovviamente quotati. Poi c'è un altro modello molto famoso e molto interessante che è il Golden Butterfly. Allora in questo caso che cosa si fa? Si divide anche in questo caso il portafoglio in asset, abbiamo veduto un 40% suddiviso in 20 titoli di Stato con scadenza 1-3 anni liquidità e un altro 20% destinato alle obbligazioni con scadenza lungo periodo. Poi abbiamo, vedete, un 40% in azionario dove abbiamo un 20% in eh, mercato nazionale, quindi l'SP 500, questo sarebbe in realtà il total market, quindi tutte le azioni eh, americane, ma ripeto potremmo prendere l'SP, non cambierebbe nulla, ma l'altra caratteristica vedete, che è che c'è un 20% che investe sempre in azioni, ma in small cap, in questo caso con carattere value, no? E poi abbiamo, e quindi la caratteristica saliente è la presenza di small cap all'interno del portafoglio, e poi abbiamo, vedete, un 20% di oro. Anche qui abbiamo veduto un equity line che è crescente e anche qui abbiamo un equity line in drawdown. Tutti questi modelli hanno queste caratteristiche fondamentalmente, sono cioè in drawdown in questo momento in cui stiamo parlando, il risultato vedete analizzato, il tasso di crescita è un 6,60% con un drawdown del 17 per cento e qui vedete la schermata, vedete periodicamente c'è un'annata negativa, in questo caso il drawdown è più significativo. Questo vedete è il dato del drawdown che è superiore a quello che c'era già stato in precedenza nel 2008-2009 e anche qui vedete troviamo. I, ehm, il confronto con l'S&P 500, anche qui vedete che il nostro modello lo eh, batte in termini di rapporto rischio-rendimento. Allora, vediamo due aspetti. Il primo sono le metriche, quale tra questi tre portafogli che ho descritto, il Permanent, il Season e il Butterfly, ha, eh, diciamo così, fornito o sta fornendo, le statistiche sono aggiornate dieci giorni fa per darvi idea, quindi sono estremamente fresche, ha fornito il miglior rapporto in termini di rapporto rischio-rendimento, quindi quello che è stato più efficiente, numeri alla mano. Allora da un punto di vista operativo noi possiamo prendere... Sharp, possiamo prendere sortino, ma in realtà qui mi sono fatto un mio indicatore sintetico, l'ho chiamato rapporto di rischio-rendimento, dove non faccio nient'altro che il rapporto matematico tra il nostro tasso di crescita annuale composto e il drawdown. Da questo punto di vista, vedete, il portafoglio più efficiente, lo dice il numero più elevato, 0,37, è il butterfly, il golden butterfly che abbiamo appena illustrato. No? Vedete con un ottimo mix tra il rendimento annualizzato e il drawdown massimo. Ora la classica domanda, e questo è il secondo aspetto, è bellissimo, molto interessante, il Golden Butterfly ha dato delle buone performance passate, il Butterfly ha dato dei buoni rendimenti, ha dato un drawdown tutto sommato contenuto, stiamo parlando del 2017, facciamo 20, allarghiamolo, però eh, stiamo battendo proprio adesso il massimo drawdown, questa è l'annata orribile ed è un'annata, vedete, significativamente più negativa rispetto alle annate negative che pur c'erano già state. E quindi qualcuno sostanzialmente dice, bene, questi modelli hanno funzionato fino ad oggi, ma oggi, eh, anno 2022, ha certificato che il ribasso contemporaneo contemporaneo dell'obbligazionario e dell'azionario ha fatto sì che questo giochino, questo meccanismo si rompesse. No? È come un ingranaggio che per tanti anni ha dato dei buoni risultati, poi a un certo punto si è eh, incagliato e eh, questo modello si è rotto e da qui in poi in teoria la logica non dovrebbe più funzionare. Ora io non ho la sfera di cristallo, non posso sapere come si comporterà questo modello o gli altri modelli. Eh, da qui a, a, ai prossimi mesi o ai prossimi anni, no? servirebbe una sfera di cristallo e purtroppo né io né Alan né, né ce l'abbiamo. No? Però possiamo guardare la storia. Ora io qui vi ho fatto le statistiche utilizzando, che cosa? utilizzando gli ETF. Però sul mercato americano abbiamo un vantaggio, che è quello di poter andare a lavorare non solo sulle, eh, sugli ETF, ma anche sui sottostanti, cioè abbiamo una serie di, ehm, di dati proprio numerici, certificati, questi li ho presi, eh, li ho caricati da, da Acorn Refinitiv, no? Per cui sono, sono dati certificati con cui ci potrei costruire una CTU in tribunale, no? Che eh, mi permettono di andare a risalire nel tempo a quello che era l'andamento delle, delle asset class prima che su quelle asset class venisse costruito eh, l'ETF fondamentalmente, no? Quindi ho preso l'ETF, ho preso il sottostante, ho detto ok, l'ETF è stato quotato nel 2003, ma il sottostante esiste dagli anni 70, quindi facciamo finta di averlo comprato negli anni 70. E quindi cosa ho fatto? Ho fatto una simulazione del Golden Butterfly usando come riferimento il sottostante, non l'ETF che è nato relativamente da poco. E quindi sono riuscito a risalire a ritroso le performance di questo modello fino agli anni 70 fino al 77 mi pare di ricordare, vado a memoria, 77-78 e non ricordo a memoria, proprio perché ho fatto i test io secondo, perché è la mia data di nascita, quindi fondamentalmente ho preso che okay, da quando sono nato ad oggi questo modello cosa avrebbe fatto? Ci sono stati, il concetto è, altri momenti nella storia in cui abbiamo avuto dei drawdown simili a questo? Ci sono state delle annate simili a questo, l'unica soluzione era chiederlo alla storia. Ripeto, dati passati positivi non sono garanzie dei risultati positivi anche nel futuro, però mettiamolo in questi termini. Se questo portafoglio, che ne ha visto un po' di tutti i colori, perché abbiamo fasi in questi 45 quasi anni di storia, abbiamo ehm, fasi di recessione, fasi di crescita economica, alta o bassa inflazione, abbiamo guerre, abbiamo ehm, attentati, abbiamo eh, crolli di eh, stile su piuttosto che riman braccio, ne sono successo un po' di tutti i colori, quindi lo stress test, anche questo modello l'ha fatto nel corso del tempo, che cosa ci dice quindi il risultato? Vedete, ci dice che l'equity line... Se l'è passata, passata bene, vedete abbiamo un equity line crescente nel corso degli anni. Le fatiche, gli incidenti non mancano, siamo in drawdown in questa fase, ma lo siamo stati anche in altre annate. Vedete qui, questo è il 2007-2008, c'è stato qualche altro rivasso eh, anche in precedenza. C'è stata una lunga fase, guardate, qui siamo negli anni 80, qui siamo all'85, quindi qui stiamo parlando di due o tre anni dove il portafoglio si è appiattito, vedete, non ha prodotto utili. Quindi tu continui a seguire la strategia, ma l'equity line resta lì. Per carità, non fa danni come questo drawdown. Ma anche lì continuare a seguire per un anno, due anni, tre anni, una strategia che non batte nuovi massimi, con l'equity che non cresce, non è facile. È vero che lavori poche ore all'anno, che paghi poche commissioni, ma comunque il portafoglio lo guardi. Qualche dubbio ogni tanto ti viene. Poi vedete riprende a crescere, pa, di nuovo, per un altro paio d'anni il portafoglio si incaglia. È capitato altre volte nel corso della storia. Qui, ad esempio, vedete dal 2007 per tornare a pareggio il portafoglio, ha dovuto aspettare il 2010, 2011, quindi ha dovuto aspettare 3-4 anni per tornare a pareggio. Queste sono tutte difficoltà che ci sono che sono descritte, adesso magari per chi ne offita non è facile da leggere, in questa equity line. Se noi andiamo a leggere però un po' le statistiche, che cosa troviamo? Troviamo che fondamentalmente la nostra strategia si è ben comportata, ha avuto un tasso di crescita del 9% con un drawdown massimo del 17 che stiamo vivendo più o meno in questo momento. E queste vedete sono le annate. Vedete che le annate negative ci sono sempre state, magari non sono state così impegnative in termini percentuali, qui abbiamo proprio il max drawdown, il massimo l'annata negativa la stiamo vivendo proprio oggi, però fasi di difficoltà ci sono già state nella storia e poi il modello li ha sempre superate. E anche qui vedete questo è il drawdown. Un drawdown di questo tipo c'era già stato fondamentalmente, c'era già stato nel eh, 2008-2009 ma drawdown leggermente più contenuti, ma comunque importanti. C'erano già state, vedete qui, un 13% circa negli anni 80, poi vedete nel, nell'87-88 e altri, vedete, inferiori, ma comunque che periodicamente ci sono sempre stati. Quindi, quando si dice che questi modelli hanno fatto il loro tempo, io sarei molto cauto nel, eh, nello sposare questa... Eh, queste ipotesi, perché la storia ci permette di recuperare dati nel passato e ci permette di dire guarda che situazioni di difficoltà ce ne sono già state questi modelli hanno dato prova di poter eh, poi eh, recuperare. Quindi quando il mercato obbligazionario troverà la sua area di bottom e anche l'azionario farà, questi ecco, modelli poi tenderanno a, eh, a ripartire. Quindi in questi casi occorre eh, sangue freddo fondamentalmente a rimanere fedeli alla strategia, chiudere gli occhi, ribilanciare periodicamente quando è necessario e poi sul lungo periodo i portafogli continueranno probabilmente a dare eh, buoni risultati. Come fare questi test che vi ho fatto vedere? In questo caso io ho utilizzato, utilizzato ehm, un software che si chiama Portfolio Visualizer, è in parte gratuito e parte a pagamento, nella parte a pagamento tra le varie funzioni che ha ci potete caricare voi, come ho fatto io, una serie storica e fargliela analizzare, ma queste sono finezze, già la parte gratuita eh, permette di fare una marea di eh, test. Questo però sul mercato americano dopo occorre fare il passaggio di trasformare l'ETF americano e eh, identificarlo fondamentalmente in un ETF simile quotato su borsa italiana o comunque su una piazza. Europea. Se invece vogliamo fare questi backtest direttamente sui prodotti quotati su borsa italiana, c'è questo sito che si chiama Backtest Curvo, che anche questo è gratuito e vi permette di fare dei portafogli, fare dei test, fare delle simulazioni e vedere come si è comportato nel corso del tempo il portafoglio. Avrete ovviamente un'ampiezza di storico minore, perché ovviamente gli ETF in Italia e in Europa hanno uno storico minore, perché sono quotati da meno tempo. La classica domanda a questo punto è quando iniziare? la risposta è il prima possibile fondamentalmente inizia subito perché prima perché abbiamo visto che stare fuori dall'azionario <ride> e perdere anche solo le prime 5-10 sedute no sul lungo periodo penalizzante ma soprattutto lo dicono le eh, statistiche no qui ho fatto una simulazione di una persona che ha davanti a sé 40 anni per essere investito oppure 35 oppure 30 oppure 25 eccetera fino a 5 no quindi ho eh, simulato una persona che inizia in periodi della vita diversa a seguire un approccio eh, di questo tipo no e che cosa emerge emerge fondamentalmente che prima inizi e maggiore fondamentalmente è il risultato finale del tuo investimento tra capitale iniziale e eh, diciamo così aumento del eh, degli interessi dell'accumulazione dei profitti e quindi il capitale finale no chi eh, inizia tardi fondamentalmente ha ah, vedete è, è molto evidente insomma all'aumentare del periodo fondamentalmente aumenta in modo più che significativo vedete il capitale finale quindi prima inizi è meglio è eh, questo è il concetto a questo punto l'altra domanda che viene fatto sì tutto bello devo cominciare adesso ma il mercato sta scendendo oppure qualche mese fa qualcuno potrebbe dire il mercato azionario è sui massimi come fare no perché sei mesi fa l'azionario era sui massimi allora non entro adesso sta scendendo dio ce la guerra non entro no? c'è sempre questa cosa allora bisogna trovare delle soluzioni no che sono spesso e volentieri dei trucchi per la nostra mente no qui entriamo nel campo un po' della finanza comportamentale allora le statistiche dicono che generalmente converrebbe se uno ha già l'intero capitale lavorare con un PIC, cioè entro subito, PIC significa piano di investimento del capitale in un'unica soluzione. Questo è il concetto. Quindi l'ideale, numeri alla mano anche qui, sarebbe iniziare subito a implementare la nostra strategia. Però dicevo, c'è l'incognita del, oddio siamo su un massimo, oddio il mercato sta scendendo. E quindi quali altre alternative posso fare? Beh, la seconda che mi viene in mente è un PAC, un piano d'accumulo. Anche qui ovviamente non faremo per l'accumulo di 10 anni, ma andremo a frazionare il capitale, ci daremo una finestra temporale breve, ad esempio 12-18 mesi, all'interno dei quali andiamo a acquistare le quote degli ETF, dopodiché ribilanciamo e seguiamo la nostra posizione in modalità statica. No? Quindi inizio con un ingresso frazionato, chiamiamolo PAC di breve periodo, dicevo 12-18 mesi, e poi da lì in poi lo gestisco in modo PAC. Oppure esiste un'altra soluzione, vado a calcolarmi le performance storiche della mia strategia, della mia asset allocation e vado a verificare quali sono stati mediamente i drawdown della strategia e vado a cercare quanti mesi consecutivi di drawdown la strategia generalmente ha realizzato, perché? Perché in genere un drawdown segue poi una nuova fase rialzista dell'equity line. E quindi che cosa posso fare? Posso creare una tabella di questo tipo dove fondamentalmente, vedete, anno su anno vado a inserire per ogni mese dell'anno la performance. Come si legge questa tabella? Si vede anche il segno meno o il più davanti. Se il dato comunque è scritto in nero, vuol dire che quel mese la strategia è stata positiva, no? Quindi in questo caso, vedete, abbiamo uno 0,82, vuol dire che l'equity line è cresciuta dello 0,82 rispetto al mese precedente, se invece troviamo il segno rosso, cioè anche il meno davanti, vuol dire che quel mese la strategia è diminuita, no? c'è un stato di fatto come, come se fosse un drawdown, no? in questo caso dello 0,97, quindi l'equity line è peggiorata dello 0,97 rispetto alla chiusura no? di fine febbraio. E quindi cosa vado a calcolare? Vado a vedere fondamentalmente quanti mesi negativi storicamente questa strategia ha generato. E se noi osserviamo attentamente notiamo vedete che qui abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 mesi consecutivi di drawdown. è un anno particolarmente negativo è stato il 2008 e strisce così lunghe sono rare non conviene dire entro dopo otto mesi consecutivi di ribasso perché eh, si entra una volta ogni dieci anni fondamentalmente però se noi osserviamo vedete mediamente dopo tre o due o tre mesi consecutivi di ribasso, ecco che poi c'è una ripresa. Ecco, possono essere utilizzati questi due o tre mesi consecutivi di drawdown per entrare, ad esempio uno utilizza i tre mesi, Benissimo, ad esempio in questo caso, vedete nel 2021 ha fatto 1, 1, 2, 1, 3 mesi consecutivi, poteva entrare, vedete, a fine marzo fondamentalmente, il terzo mese consecutivo di ribasso, oppure utilizza due mesi, perché non tutti gli anni ovviamente ci sono tre mesi consecutivi di ribasso, quindi in questo caso, per dire, se uno utilizza il criterio dei due mesi, poteva entrare a fine marzo, potrebbe entrare del 2020, poteva entrare a fine ottobre del 2020, poteva entrare a fine febbraio del 2021 e così via, insomma. Quindi analizzo la performance storica della mia asset allocation, della mia strategia e quando identifico una media di drawdown, seguo quella e ehm, la utilizzo come fase di debolezza dell'equity line buona per entrare sul, sulla strategia, insomma. È un trucco se vogliamo da utilizzare in questa direzione l'ultima domanda che in genere eh, ci si pone è benissimo quando vado a definire l'asset allocation come faccio a stabilire quanto capitale destinare alla quota azionaria no allora in genere ci sono formule matematiche più o meno precise ovviamente più o meno complesse soprattutto a me piace fare le cose Pane e salame, no? per essere compreso da chiunque, no? dalla casalinga famosa casalinga di Voghera, ma anche dall'uomo della strada. Noi quindi lasciamo stare le formule matematiche complesse, vediamo una formula, dicevo semplice, che però ti dà largo circa dei risultati numerici molto simili alle formule complesse. La domanda da porsi è: dato il capitale che ho a disposizione in 12 mesi, quindi in un arco temporale, se le cose dovessero essere, andare male dopo che io ho investito sui mercati, quindi il mercato dovesse scendere, qual è la perdita percentuale massima che sono disposto a rischiare di subire? Ipotizziamo, ci diamo un valore numerico? Ci diamo un 10%, cioè delle mie 100 monetine e lo scenario peggiore ne devono essere rimaste 90, questo è il concetto. Quindi prendo questo valore, 10, lo moltiplico per 2,5, 2,5 è un parametro fisso. Quindi per massima, come ho detto, 10% moltiplico per 2,5 mi dà 25%. Ecco, 25% è la quota massima di azionario da inserire all'interno del portafoglio da utilizzare in questa asset allocation. È una formula grezza, che è una formula estremamente semplice, però ci dà, largo circa, gli stessi risultati di formule più complesse. Per cui io vi consiglio di utilizzarla assolutamente. In questo modo non farete mai il passo più lungo eh, della gamba e avrete sempre all'interno del vostro portafoglio una quota massima di azionario congruo con quella che è la vostra eh, tolleranza al rischio. Questo è il dato. Ah, l'ultima cosa non, non mi ricordavo, è quello qui, un secondo che bevo. I modelli che abbiamo visto, i portafogli statici, oggi sono abbastanza famosi anche in Italia, se ne parla da pochi anni, ma abbiamo già cominciato a vedere eh, una buona cultura finanziaria da parte di chi eh, si interessava. Io stesso ne ho parlato all'interno del mio libro Investire con gli ETF, ne parlo periodicamente sul mio gruppo, nei seminari in giro. Però dicevo... Questa novità è stata percepita anche dagli attori che partecipano al mercato, che sono fondamentalmente le società che eh, creano, che erogano e eh, commercializzano gli ETF. Quindi sono nati degli ETF multi-asset, cioè voi comprate un ETF, ma al suo interno in realtà voi eh, che cosa trovate? Trovate già una strategia diversificata per asset class. Per zona geografica con già il ribilanciamento contenuto. Questa è una soluzione ottima in generale, cioè già questi portafogli fanno meglio del 99% degli investitori che operano senza pianificazione finanziaria e cadendo vittima, diciamo così, dell'emotività e della pancia. Quindi tutti quelli che sono ehm, non in grado di seguire le oscillazioni di mercato, che non hanno una pianificazione, se comprano un ETF multi-asset a 10, 20, 30 anni non sbagliano sicuramente, fanno sicuramente non fanno danni e ottengono un risultato positivo. Ma sono utili anche per altre categorie di persone, magari persone che eh, sono sul pezzo, che hanno studiato, che hanno le basi, ma magari che hanno ancora dei capitali ridotti, per cui diversificare per 4-5 tf, assorbire le commissioni e il ribilanciamento potrebbe essere oneroso. Ecco che allora per entrambe queste categorie questi multi-asset sono molto interessanti. Ve ne presento due, due non eh, a mia scelta perché sono questi che sono attualmente votati sul mercato, ma in realtà è un trend che sta eh, nascendo fra due, tre, quattro anni quando ci ritroveremo qui insieme insieme ad Ala, parleremo magari di nuovo di questo argomento e ce ne saranno altri e quindi andremo ad aggiornare questo elenco. I principali ad oggi è la serie Life Strategy emessa da Vanguard. Qui vanguard fondamentalmente ha fatto quattro portafogli pigri. Il primo si caratterizza per un'esposizione del 20% all'azionario, uno per il 40%, uno per il 60% e uno per l'80%. In più di ognuno di questi ha fatto due versioni. Vedete che ci sono due i nei due ticker, una l'ha fatta d'accumulo e una l'ha fatta distribuzione dei proventi. Se avete come obiettivo l'entrata periodica, opterete per la versione distribuzione. Se invece avete come obiettivo la performance, la somma nel futuro o volete ottimizzare l'impatto della fiscalità, ecco che i prodotti ad accumulo dei proventi, come abbiamo già fatto vedere in altri video passati, io e Alan, ecco che sono decisamente più efficienti. Quindi voi fondamentalmente dovete stabilire due cose. La prima è voglio un prodotto che paghi cedole o uno ad accumulo. Quello più efficiente, dicevo, è all'accumulo. Secondo dovete stabilire la quota di azionario, 80, 60, 40, 20 applicate la formula che abbiamo visto prima, una perdita massima per due e mezzo e avete la risposta anche a questa domanda. Quindi se la perdita massima, ad esempio, è un 15%, moltiplicate per due e mezzo, strategy probabilmente che va eh, che è maggiormente in linea con la vostra eh, pianificazione è questo con il 40% di eh, azionario, quindi sceglierete questo con il primo icing che è quello d'accumulazione. E vedete che qui sotto è tracciata la composizione del portafoglio vedete che è una eh, è diversificata a livello di asset class a livello di eh, geografia che cosa manca manca l'oro perché manca l'oro? Perché questo prodotto è un ETF e investe solo in ETF. Innanzitutto, vedete, stiamo comprando un ETF che però, vedete, è diversificato, dicevo, per asset class a livello geografico ed è automaticamente ribilanciato. Tra l'altro costa lo 0,25% all'anno tutto compreso, quindi fa tutto lui, è un portafoglio pigro eccetera. Dicevo, che cosa manca? Manca l'oro. Perché? Perché l'oro è un ETC, non è un ETF strutturalmente e giuridicamente sono due prodotti diversi, detto la grezza, l'ETF non può fallire, l'ETC sì, per cui il legislatore ha detto non può inserire quel prodotto almeno per ora all'interno di questo porto. Quindi se volete inserire un ETC sull'oro, ad esempio per un 10% della posizione, dovete comprare due prodotti, il Vanguard Life Strategy e affiancargli di fianco l'ETC sull'oro fisico e ribilanciare una volta all'anno questi due prodotti, il Life Strategy e l'ETC sull'oro. Questo se volete ovviamente diversificare anche a livello di eh, oro. Il secondo prodotto, questo è, Quotato da più tempo, ma in Italia da meno tempo, quindi è quotato in Europa su, su altre piazze da più tempo rispetto al live strategy, ma da noi è quotato mh, da meno. Ecco che c'è Vanec, vedete, con eh, i multi-asset, qui fondamentalmente ha creato tre tipologie, vedete, c'è il conservativo come allocation, il bilanciato, quello crescita, quello aggressivo, potremmo forse tradurlo. E dinamico lo chiama qua ma il concetto è quello lì qui trovate i eh, codici eyes del prodotto il costo vedete annuale è assolutamente competitivo parliamo di uno 0,28 di uno 0,32 facciamo uno 0,30 per eh, fare una media e vedete che hanno pesi diversi per quanto riguarda l'azionario in questo caso vedete tra azionario e immobiliare abbiamo un 30 per cento qui ne abbiamo vedete un 50 per cento qui ne abbiamo un 70%, quindi qui andiamo a, eh, diciamo così, eh, a pestare un pochino più sull'acceleratore a livello del rischio, quindi insomma a seconda della propria eh, personale pianificazione finanziaria ci opteremo per l'uno, per l'altro o per quest'ultimo. E, e anche questi sono prodotti molto interessanti, come dicevo prima, piuttosto che investire a caso, investire seguendo le mod del momento, seguendo la pancia, oddio sale tutto, oddio scende tutto, devo... ecco che questi prodotti sono sicuramente eh, ottimi per questi investitori, perché ci mettono a riparo da noi stessi fondamentalmente. E quindi come dicevo prima, nove persone su 10 comprando questi prodotti, sicuramente non sbaglio in un'ottica di medio-lungo periodo ok io direi che più o meno eh, gli argomenti li ho trattati tutti sono andato un pochino veloce perché gli argomenti erano tanti e ehm, eh, il tempo a disposizione un'oretta se ci sono domande però molto volentieri guarda eh, innanzitutto io ti ringrazio eh, lascia la, la schermata sull'ultima eh, sul tuo libro perfetto perché questo è un libro che eh, voglio consigliare io visto che Uh, l'ho letto ed è un libro veramente fatto molto molto bene quindi per coloro che sono magari all'inizio non sanno bene cosa sono gli etf no? gli etc poi comprate questo libro ed è un manuale fatto veramente molto molto bene come tutti gli altri libri di di Gabriele Bellelli uh, Gabriele ci sono alcune domande no te le faccio velocemente uh, chiaramente abbiamo visto i portafogli abbiamo visto le performance no con uh, le tue analisi storiche eh, ci chiedono se quelle performance tenevano in considerazione anche l'inflazione. Allora, quelle che abbiamo visto adesso no, ma è un dato che se voi andate ad esempio su Portfolio Visualizer potreste eh, calcolare, ad esempio qua al volo possiamo fare una cosa molto eh, veloce. Sì, adesso c'è questa cosa che... L'ascoltatore che diceva per esempio negli anni Ottanta avevamo un'inflazione molto elevata e questo sicuramente... Allora sì, allora possiamo fare una cosa di questo tipo. Allora, prendiamo ad esempio, adesso qua sto andando molto veloce, giusto per avere una eh, per farvi vedere come si può fare anche da, da casa. Eh, mettiamoci anche l'oro. Eccoci qua. Eh, facciamo equipesato quindi che cosa ho preso ho preso l'azionario americano ho preso i titoli di stato americano Devi condividere stunga, perché questa vediamo soprattutto la pagina oro. delle slide ah scusa scusate stavo andando a braccio scusa c'è ragione allora se trovo come si fa lo faccio volentieri scusa se no eh, interrompi la condivisione e poi lo, la rifai si sì, no stavo cercando come si fa eh... Ah, è qua sopra, scusate, lo cercavo sotto. Allora, eh, eccoci qua. Eccoci qua, adesso dovreste vedere lo schermo. Perfetto, sì. Ok, io che cosa ho fatto? Sono andato, vedete, su portfolio visualizer, sono andato in asset allocation, fondamentalmente, quindi prendo i dati, vedete, dagli anni 70 ad oggi. Ho detto di avere un capitale iniziale di 10.000 dollari, ho il ribilanciamento annuale e ho selezionato, vedete, tre asset class. Eh, l'azionario americano, i titoli di stato con scadenza lunga e l'oro e gli ho qui è una simulazione veloce dopo una poi la può raffinare ci può mettere la liquidità ci può mettere eh, i race cioè l'immobiliare può fare un po' quello che vuole qua giusto per andare a rispondere alla domanda dopodiché si fa le analyze e eh, fondamentalmente il portafoglio restituisce le performance, vedete i 10.000 dollari sono diventati 434, il rendimento annualizzato, il tasso di crescita è stato dell'8,79. Se io vado qua sopra, sulla I, vedete, mi si apre questa finestrella che mi dà questo grafico aggiornato al rettificato, è corretto dire, eh, all'inflazione, quindi questo 8,79 sarebbe diventato un 5,06 in termini reali fondamentalmente stiamo parlando ovviamente dell'inflazione scusate dell'inflazione eh, americana però in questo caso lo potete calcolare da voi il eh, risultato e anche l'equity line vedete la potete modificare per l'inflazione la potete giostrare io ovviamente in un'oretta di, eh, di webinar ho dovuto tagliare alcuni passaggi, ma ve li faccio vedere volentieri, soprattutto come al solito vi invito a essere curiosi, a essere scettici, non credete a quello che vi ho raccontato, mettetelo in pratica, andatelo a verificare, andate su questo sito, andate su Backtest Curvo, mettete gli eyes, sporcatevi le mani, questo è il modo migliore per imparare queste, eh, queste cose, perché se imparare facendo in pratica, no? C'è ovviamente un, un minimo di, eh, di, 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 di tempo che occorre mettere in cantiere per fare tutti questi testi, imparare a orientarsi sulla piattaforma, sono piattaforme molto semplici in realtà e eh, in questo modo insomma con un paio d'ore di lavoro ci si riesce a, a comprendere bene le dinamiche tra set classe, capire i pesi, l'incidenza eccetera insomma. Perfetto, poi ci sono altre domande, no? stiamo in un periodo in cui abbiamo visto no? che praticamente eh, in tutti i portafogli che hai analizzato il massimo drawdown è proprio in questo periodo, no? sì. per eh, questa combinazione del, dell'inflazione elevata e di conseguenza l'aumento dei tassi di interesse che quindi penalizza eh, l'obbligazionario e eh, chiaramente eh, l'azionario che sta eh, patendo. Eh, o quantomeno si sta riequilibrando un po' di tutti i benefici che aveva, ehm, che aveva avuto precedentemente dalle banche centrali, esatto, e adesso chiaramente eh, è penalizzante. Eh, allora la domanda che ti fanno è, avendo visto anche i drawdown, avendo visto, visto quella schermata che hai fatto vedere, eh, oggi a maggior ragione siamo in un periodo tra virgolette buono per iniziare assolutamente sì assolutamente sì confermo questa ipotesi oggi è sicuramente un momento molto più propizio per seguire questi portafogli rispetto a mesi fa assolutamente l'ultima cosa la domanda che ti faccio che è sempre arrivata dai nostri ascoltatori è eh, sui costi no abbiamo visto il costo dell'inflazione ma uh, sui costi degli strumenti uh, andando a creare noi il portafoglio con gli etf paghiamo il costo di gestione annuo degli del, dell'etf andando a comprare un uh, un etf che investe in etf il costo dovrebbe essere maggiore no che c'è no. il costo della gestione costo, del se, se si se uno si riferisce ai live strategy esatto quello non c'è il doppio costo anche qui i vanguard, questi sono 0,25 punto. Cioè qui contiene, è il costo dell'ETF che contiene gli ETF, contiene il ribilanciamento, non ci sono altri costi. Il costo fatto e finito, completo del prodotto è questo. Perfetto, e quindi credo che sia sicuramente una notizia molto buona a chi ci ha fatto questo. La rovina dei no. consulenti finanziari. Questo... <ride> e, la... <ride> e beh, <ride> certo, che con un prodotto otteniamo chiaramente Hai un prodotto efficiente al allo 0,25 per cento chiaro non è personalizzato nel dettaglio però eh, fa meglio di molti portafogli che ho visto ben più costosi ben più diversificati però ad minchia no e quindi... esatto. esatto allora io eh, chiaramente invito eh, coloro che hanno seguito questo webinar allo stesso link a rivederselo eh, perché sono sicuramente concetti molto importanti. Vi invito anche a focalizzare la vostra eh, attenzione sul beneficio di diversificazione di quando si creano i portafogli, perché eh, vedete, rivedendo le slide che vi ha fatto vedere Gabriele Bellelli, noterete come anche assumendo un uh, rischio uh, molto importante, cioè quello di prendere soltanto l'azionario americano, no? che poi abbiamo visto che alla fine aveva dei rendimenti eh, più importanti no? a livello assoluto e comparandolo con un portafoglio invece eh, diversificato eh, vi renderete conto per esempio nel periodo 2008-2017 quanto è stato importante avere un portafoglio diversificato piuttosto che avere soltanto no? l'azionario americano. Sì, sì e quindi focalizzate la vostra attenzione sul, sul beneficio di diversificazione che vi ha fatto vedere Gabriele. Se volete diventare clienti Webank, qui avete i uh, recapiti, uh, potete chiamarmi al 347-2803-056 oppure per e-mail a dallamvincenzo.gendusa.com vi ricordo qui sotto che avete un codice promotore PF52118, questo è un codice fondamentale per ottenere due vantaggi esclusivi. Il primo è l'assistenza gratuita diretta all'interno del trading team della banca, è un servizio di eccellenza, aggiuntivo quindi a tutti gli altri canali di contatto alla banca e in particolare ce l'avrete con me. E il secondo vantaggio è che avrete all'inizio del rapporto con la banca, delle condizioni molto molto privilegiate. Inoltre se decidete di aprire il conto entro uh, fine novembre, uh, il conto Webank non ha neanche i 2 euro del canone mensile, quindi sono uh, sicuramente delle condizioni favorevoli. Gabriele, come sempre ti ringrazio per la tua professionalità e per questo tipo di webinar che sono molti utili, molto utili e ti uh, ti aspetto per la prossima puntata con noi. Assolutamente, sarà un piacere essere ancora ospite. Grazie mille Alan per avermi chiamato e grazie mille a tutti quelli che hanno ascoltato in diretto che magari eh, riguarderanno in registrato questo video. Ricordo solo che sono a disposizione anch'io, quindi se avete dubbi, domande e chiarimenti mi potete contattare via mail, trovate l'indirizzo sul mio sito bellali.biz oppure sui social, sono molto attivo, anche un gruppo Facebook chiuso con più di 11.000 iscritti, è chiuso ma è gratuito perché faccio un minimo di selezione all'ingresso, però siete i benvenuti, quello è un modo diretto per interagire con me. Grazie a tutti. 11.000 iscritti con un minimo di selezione, credo che siano numeri veramente molto importanti. <ride> sì. A presto, ciao. Grazie mille, buona giornata.